Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti al Trofeo Jack, allo spettacolo del Trofeo Jack qui su Video Nola. Farvi compagnia Gian Domenico Piccolo e Giorgio Lisio, un saluto a tutti. Giorgio Lisio che è la mia spalla tecnica e chiedo subito a Giorgio un parere sulle due formazioni che scendono oggi in campo. Uno scontro d'alta quota fra Napoli e Barcellona. Sì, guarda, Giando, il Napoli è al primo posto senza nessuna sconfitta, un ottimo ruolino di marcia per gli azzurri. La squadra del Napoli apparentemente è molto forte, con tanta qualità, posso fare due nomi, Testa e Panico, mentre dall'altra parte il Barcellona si è fermato solo una volta, a quanto mi risulta, e anche la squadra blaugrana presenta ottimi elementi in campo. E mentre in campo ci sono i consueti saluti fra le due formazioni, andiamo a scoprire le rose complete a disposizione delle due formazioni, delle due compagini. Agli ordini di Gavino Campetiello, mister del Napoli, ci sono fra i pali Antonio Granata, numero 1, numero 2 per Di Lauro Francesco, numero 6 per Felice Paolo Panico, numero 10 per Pasquale Testa, numero 7 per Giuseppe Aprile, numero 4 per Felice Caliendo, mentre numero 5 per Gaetano Gianluigi. Ovviamente il presidente del Napoli è Paolino Ardolino, patron Ardolino, quindi Barcellona che agli ordini di mister Francesco Francese schiera col numero 12 fra i pali Ruggiero Annunziata, con il numero 2 capitan Domenico Cerciello, numero 6 Vincenzo Rippa, numero 7 Francesco Moccia, numero 8 Fabio Vestale, numero 10 Dario Boccia, numero 11 Emilio Mancuso, squadra di patron Duraccio Luigi di Barcellona. E fischio d'inizio di questa super sfida, le due squadre sono dirette dall'arbitro, il signor Tufano dell'ASD Campionato dell'Avvocato. Napoli che attacca da sinistra verso destra e prova subito un tiro con questa casacca azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, mentre invece i blaugrana schierano un consueto completo, in questo caso a strisce blu scuro e rosso, mentre invece i calzettoni sono rossi con inserti blu e i calzoncini sono blu con inserti rossi. Intanto queste prime fasi di gioco portano una spiccata firma partenopea, c'è già stato un buon tiro da parte del numero 10 Testa e adesso un calcio piazzato procurato dallo stesso Testa, che si appresta anche alla battuta insieme a Panico sulla sfera. Chi potrebbe tirare, Giorgio? Guardi, io vedo Testa il pericolo peggiore per il Barcellona. Il tiro di destro, una tremenda cannonata che viene rimpallata dalla difesa avversaria. Attenzione, Panico si appresta al cross in mezzo, ma c'è una deviazione in questo caso del numero 10 Boccia che annulla l'azione. Testa prova un tacco, ma arriva puntuale la parata di Annunziata. Riparte il Barcellona con un tiro da centrocampo e Granata è costretto ad alzare sopra la traversa. Attenzione, calcio d'angolo per i blaugrana, il numero 10 manovra, palla al piede, allarga per capitan Cerciello ed arriva il primo gol, vantaggio del Barcellona. Mancuso, numero 11, porta avanti il Barcellona provvisoriamente 1-0, un'azione ben concertata, Giorgio. Sì, Giando, ho notato però dalla parte del Napoli una distrazione difensiva, che hanno lasciato il capitano tutto solo, libero di poter calciare. Attenzione, ancora il Barcellona, break a centrocampo e il tiro prima di sinistro e poi di destro di Moccia viene rimpallato non senza difficoltà da parte della difesa partenopea. Calcio d'angolo. Si appresta la battuta lo stesso Moccia, che scambia corto, è uno schema ma non si concretizza, c'è ancora un calcio d'angolo, il terzo della gara per il Barcellona. Tremenda distrazione di Moccia, che lascia passare i 5 secondi. Ricordiamo che nel trofeo Jack hai 5 secondi a disposizione per battere rimesse laterali e calci d'angolo. Ancora Testa in avanti. Giando, Testa è il perfetto prototipo del pivone, calcio a 5, è rapido nel breve nonostante la sua grandezza, la sua mole fisica. Ancora Testa, che è sicuramente il più tonico dei suoi, un Napoli che sembra che in queste prime frazioni di gara stia un po' soffrendo di staticità difensiva.
vediamo un po' lo svilupparsi del gioco qui con Panico che scambia ancora con il portiere, molta padronanza di palleggio da parte del Napoli, il portiere sicuro sale fino al centrocampo per creare superiorità numerica con i giocatori di movimento. Panico ancora palla al piede, testa a testa, prova a girarsi, viene fermato dalla difesa avversaria e in questo caso molto attento Annunziata che toglie le castagne dal fuoco. Intanto l'azione sulla fascia destra del Barcellona si conclude con un nulla di fatto, ancora Panico a manovrare palla al piede, testa, ci riprova di nuovo col destro e Capitan Di Lauro guadagna un fallo in un'importante posizione di centrocampo e testa di nuovo sulla battuta. L'arbitro controlla che venga rispettata la distanza e testa, lunga rincorsa. Il destro deviato da Boccia, ma Annunziata è molto attento e anche in questa occasione para. Torna a manovrare il Napoli e in questo caso il numero 4 Caliendo non si tende alla perfezione con testa. Di Lauro gestisce palla, gestisce contro Moccia e torna palla al Napoli. Ottimo break del Barcellona che torna a manovrare sontuosamente, ma la palla servita a Cerciello è troppo in profondità. Barcellona molto sugli scudi, mentre invece il Napoli sta avendo qualche difficoltà nel produrre delle azioni concrete da rete. Ancora testa, prova a suggerire Panico, ma Annunziata molto attento anche in questo caso e disinnesca i pericoli che potevano giungere dalla fascia sinistra. Intanto il Barcellona torna a proporsi pericolosamente in avanti, stavolta Rippa sciupa tutto a tu per tu con la porta, tira malamente alto. Torna a manovrare il Barcellona che ha buon gioco sugli esterni e molto spesso riesce a trovare delle combinazioni letali al centro dell'area, come in questo caso Rippa avrebbe potuto portare sul 2-0 la propria formazione. Forse è proprio questa la chiave del match, Giorgio. Giando, qui il numero 6 Blaugrana è stato veramente sfortunato mentre ti cedo la linea. Attenzione, qui Panico ha provato a insediarsi pericolosamente in area, ma l'azione anche in questo caso non ha portato a una concreta segnatura. Giando, concludo dicendoti che il contropiede del Barça può far male a un Napoli che forse non è ben messo tatticamente e che forse si affida troppo alle individualità di testa. Torna a manovrare infatti il Napoli, questa volta con il capitano che prova un tiro importante, ma Annunziata ben attento sugli sviluppi del calcio d'angolo. Panico e arriva la segnatura, il pareggio 1-1. Panico è stato bravissimo nel concretizzare un cioccolatino servito da testa. Anche in questo caso che movimento testa e che palla ha messo in mezzo. Sì, Giando, si conoscono Panico e testa, ma tutta la squadra si conoscono tutti i meccanismi, sono già collaudati da tempo. Il gol non poteva tardare ad arrivare. Apparecchia testa, realizza Panico, Barcellona 1, Napoli 1 e si torna in parità con il Barcellona che manovra palla al piede a seguito di questa segnatura partenopea, riparte dal portiere. Prova a sviluppare sul cerchio di centrocampo l'azione, rimessa laterale, intanto i secondi passano inesorabilmente e anche in questo caso arriva il cambio battuta. Manca la concentrazione, Giando, questi sono errori veramente banali. C'è anche da dire che mai come in questo caso durante l'attuale partita il Napoli è riuscito a serrare bene le marcature e i Blaugrana avevano concretamente delle difficoltà a trovare un compagno libero. Intanto testa prova ad inventare un tiro che sembrava più un suggerimento, ma non c'era nessun compagno pronto a concretizzare l'azione.
torna il Blaugrana a manovrare in attacco, un fallo di mano viene contestato, ma intanto il numero 10 Boccia conclude con il sinistro e ne consegue un calcio d'angolo. Vediamo come si sviluppa l'azione, ancora Boccia, palla al piede, serve sulla linea di fondo, ma l'azione viene annullata da Capitan Di Lauro. Ancora rimessa laterale, contropiede del Napoli con testa, prova il tiro e c'entra clamorosamente la traversa. Terrificante Giando, che botta! Se ci fosse un premio come tiro più potente del Jack, Pasquale Testa sicuramente lo vincerebbe. Intanto torniamo a parlare delle azioni di gioco. In questo caso arriva un fischio arbitrale che premia il Napoli. Ancora Testa con il suo destro, stavolta non arriva il tiro, invece prova la botta Capitan Di Lauro, anche lui un tiro molto forte ma altrettanto impreciso in questa prima parte di gara. Barcellona palla al piede, ancora dal portiere, velo di Boccia che non riceve il passaggio di ritorno e Panico ha gioco facile nel disinnescare l'azione. Si torna dal portiere, Testa per la corrente, Panico che mette la sfera in mezzo ma non c'è la cattiveria giusta di Caliendo per trasformare questo suggerimento in gol. Intanto Panico ancora in pressing, ruba la sfera e guadagna una rimessa laterale. Testa prova a girarsi sul destro, ma i difensori stavolta hanno gioco facile nel prevedere l'azione. Giando, prima abbiamo assistito alla classica azione base del calcio a 5. Il centrale pivot che viene incontro, scarica verso l'esterno va, palla sul secondo palo e per poco Caliendo non è riuscito a insaccare. Caliendo che ha anche servito un pallone importante a Testa, ma il tiro del pivot partenopeo è stato abbastanza sbilenco. Intanto Panico e Vestale fanno a sportellate sulla fascia sinistra d'azione del fronte partenopeo. Rimessa laterale a favore degli azzurri. Granata, serve palla di Lauro. Molto singolare questa attenzione. Intanto stavo proprio parlando del portiere che sale fino al centrocampo a manovrare e arriva la segnatura di Granata per il provvisorio 2-1 del Napoli. Napoli 2, Barcellona 1. Una situazione singolare che ha sorpreso il Barcellona. Sì, Giando, che botta del portiere, un tiro molto forte, il portiere avversario non è riuscito a metterci le mani oppure ce l'ha messa, ma il tiro era troppo forte per essere bloccato. L'arma in più può essere sì il portiere che quando esce da superiorità come se fosse un uomo in movimento. Anche se può tenere palla solo per i soliti 4 secondi, infatti anche in questo caso c'è un'azione frettolosa che si sviluppa sui piedi di Panico, ma Annunziata è attento e disinnesca ogni pericolo. Se ne sviluppa una rimessa laterale a favore del Barcellona che prova a manovrare sul suo fronte destro. Mancuso centralmente, Boccia chiama i compagni. Mancuso numero 11 sulla fascia sinistra, ne supera un paio ma arriva il fischio arbitrale che premia il break offensivo dei Blaugrana con un calcio piazzato sulla sfera. Vestale con il suo destro, intanto l'arbitro fa rispettare la distanza, due uomini in barriera, Caliendo e Testa, Vestale, il tiro e Granata è attentissimo e para in due tempi. Riparte l'azione di Lauro, lungo per Testa che manca l'aggancio di un soffio, poteva arrivare la terza segnatura di giornata per il Napoli. Intanto i Blaugrana tornano a manovrare nel
nella metà campo offensiva e questa volta è Mancuso a tirare alto di sinistro, manca l'aggancio, il capitano arriva a testa e anche in questo caso riesce a sorprendere la difesa, arriva una segnatura del Napoli, Napoli 3, Barcellona 1, stavolta è Caliendo ad insaccare, ma che disattenzione in difesa. Sì Giando, temo che per il Barcellona possa iniziare una vera e propria goleada, non so, pare che abbiano perso la concentrazione, la voglia, pare che si siano un po' ammorbiditi, ma la partita è lunga, ce la possono ancora fare. Riavvolgiamo l'azione, Cerciello ha mancato l'aggancio con la palla e Testa ha tirato e si è sviluppato un calcio d'angolo, lo stesso Testa ha battuto il calcio d'angolo e Caliendo era tutto solo al centro dell'area e non poteva esimersi dall'insaccare, diciamo che difesa scoperta, mancanza di attenzione in fase difensiva e si sviluppa di importanti azioni d'attacco come in questo caso che Testa prova l'ennesimo colpo di tacco e anche in questo caso mette in difficoltà gli avversari costretti a rifugiarsi in calcio d'angolo. Panico ancora in mezzo per Caliendo, stavolta Vestale fa buona guardia, Panico serve Testa, prova a girarsi, ancora un tacco, un colpo di suola, il quarto della sua gara. Di Lauro allontana, Testa ce l'ha sul destro, boccia, si immola ed evita guai ben peggiori. Caliendo, rimessa laterale, serve Testa, Testa prova a girarsi sul destro ma la sfera è troppo in avanti e Caliendo non può arrivarci. Riparte l'azione blaugrana, troppa fretta Giando, il Barcellona ha troppa fretta, deve un attimo ristabilire le proprie idee, le proprie certezze. Torna a manovrare il Napoli ancora con Granata, Di Lauro, Granata sale sul cerchio di centrocampo, tenta il tiro, viene rimpallato da Boccia, numero 10 che si immola un'altra volta per evitare guai ben peggiori al suo portiere. Testa intanto è stato momentaneamente sostituito da Graziano, attenzione, un tiro molto molto importante da parte degli avversari del Napoli, ma anche in questo caso non si sviluppa un'azione concreta, una segnatura. Rimessa laterale Di Lauro, prova a servire Graziano, pivot sostitutivo, chiedo scusa, è Gaetano il nome del numero 5 che ha preso il posto di Testa in questa seconda parte del primo tempo. Caliendo fronteggia Boccia, Di Lauro, ancora Caliendo, palla sul sinistro ma il ritorno di Cerciello è fondamentale per evitare guai peggiori. Caliendo prova a servire in mezzo Gaetano, ancora un calcio d'angolo, ancora Caliendo, lato destro del campo, stavolta viene impallato Di Lauro, prova il destro ma Boccia si immola per l'ennesima volta e si sostituisce ad Annunziata. Gaetano non si concretizza l'azione d'attacco, riparte il Barcellona, capitan Cerciello ce l'ha sul destro, prova il tiro ma troppo liftato e Granata, gioco facile, prova a servire Gaetano, Gaetano si appoggia a Granata, palla Di Lauro che agisce sulla fascia sinistra, prova a servire in profondità Gaetano che non riesce ad agganciare la sfera. Riparte l'azione del Barcellona, Boccia manovra da dietro, prova a servire Moccia con il numero 7 ma c'è la rimessa laterale, Boccia ce l'ha sul sinistro, viene prontamente stoppato, Aprile è solo, prova il sinistro e divora un gol letteralmente già fatto, un ottimo break offensivo che però non si concretizza, c'è poca precisione. Clamoroso Giando, clamoroso, qui la difesa del Barcellona è saltata totalmente, è partito un 2 contro 0, ovvero il numero 5 e l'autore dell'errore, si tratta di Aprile, sono andati verso la rete però clamorosamente non segnando. Intanto Panico
in proiezione offensiva non viene servito bene. Aprì Moccia, prova il tiro liftato anche lui, ma c'è l'ottimo ritorno difensivo, rimessa laterale a favore del Barcellona, che riparte a manovrare dal centrocampo. Passaggio tutt'altro che semplice. Barcellona torna a proiettarsi in avanti, fascia destra, il tiro, e il tiro di Moccia viene rimpallato, si sviluppa un calcio d'angolo, anzi rimessa laterale. Panico riparte, palla al piede, serve un pallone difficile per Aprile, arriva la segnatura di Moccia, accorcia le distanze il Barcellona con il gol del numero 10 Boccia di sinistro, che sfrutta un errore difensivo di Panico. Napoli 3, Barcellona 2. Sì Giando, l'errore di Felice Paolo è stato veramente grave, ha veramente servito l'assist vincente per il marcatore del Barcellona. Quando qui Gaetano ha provato un tiro, ma rimessa laterale, ancora Gaetano, viene fermato dalla difesa blaugrana che ci mette una pezza. Prego Giorgio. Per concludere Giando, errore decisivo di Panico che prova, attenzione, il Napoli. Il Napoli fa sentire la sua pressione con Di Lauro, che trova un tiro, trova una deviazione, è annunziata, è attento e para con un gesto stilisticamente non perfetto ma comunque efficace. Intanto il Barcellona torna a proiettarsi offensivamente. Prego Giorgio, stavi terminando? Vabbè, c'è poco da dire, alla fine Felice Paolo qui è stato anche sfortunato, con questo passaggio ha servito l'attaccante del Blaugrana che ha fatto il più facile dei gol. Intanto Gaetano torna a manovrare, Di Lauro, ancora Gaetano, attenzione, Mancuso trova un ottimo corridoio per Boccia che ancora di sinistro prova ad impensierire la difesa avversaria, ma stavolta è poco preciso. Giando, mi pare un po' lo spauracchio della difesa del Napoli, questo Boccia sta veramente giocando bene, un buon sinistro, un buon dribbling, speriamo di vedere altri gol da parte sua. Intanto Moccia ha tentato l'anticipo ai danni di Gaetano, Gaetano sfera sul destro, Moccia è monumentale in questa azione, prova a liberare il sinistro, si allunga troppo la palla e l'azione termina in fallo laterale. Attenzione intanto Mancuso col numero 11, prova il tiro che si spegne sul fondo. Intanto Panico torna a manovrare, granata, palla per Di Lauro. Primo tempo che vive una fase di stanca, ancora granata, Di Lauro. Prova il lancio lungo a favore di Panico che la mette in mezzo di testa per nessuno. Aprile era rimasto fermo sulla linea laterale. Giorno, penso, scusa se ti interrompo, penso che in questo momento del gioco, della partita, manca un po' quell'esperienza dei vari testa, dei vari Caliendo in mezzo al campo, che sono sì sostituiti da buoni giocatori quali Caliendo e quali Gaetano e quali Aprile, però l'esperienza, però vediamo qui, dicevo, l'esperienza di testa è difficilmente colmabile da un giovane di belle speranze. Intanto fischio arbitrale molto contestato dal Barcellona, sulla sfera si presentano Di Lauro e Panico. Panico chiama la distanza, l'arbitro invita al rispetto delle regole. Regole ferre qui al Jack Giando. Come sempre, spettacolo sì, scenate no al trofeo Jack. Sinistro di Panico sul punto di battuta, fischio dell'arbitro, Panico il tiro e trova la deviazione di Boccia appostato sul palo lontano. Ancora Boccia, una Veronica, colpo di suola, ottima azione manovrata, il suggerimento per Boccia non si concretizza. Moccia ha provato a trovare il jolly in questo caso, Mancuso palla al piede, sta manovrando, prova a liberare il destro, non serve Boccia, non serve colpevolmente Boccia. Riparte l'azione, Gaetano per la corrente, Panico che ce l'ha sul sinistro, il tiro di Gaetano non si concretizza, viene rimpallato da Mancuso, Moccia, Mancuso ancora sul cerchio di centrocampo, viene recuperato, Panico ne salta uno, prova il tiro, la risposta dell'estremo difensore avversario
Attenzione, intanto riparte l'azione del Barcellona, boccia un'autentica spina nel fianco per la difesa partenopea, stavolta l'intervento di Panico è provvidenziale per salvare il risultato di vantaggio. Calcio d'angolo, manovra del Barcellona che guadagna anche una rimessa laterale, riparte da dietro, Annunziata. Prova a servire in profondità Boccia che tuttavia non riesce ad impattare la sfera. Torna in campo Capitan Cerciello per il Barcellona intanto. Di Lauro prova a servire Gaetano, riparte l'azione del Napoli, fischio arbitrale per il Napoli. L'arbitro punisce un intervento pericoloso di Lauro, un intervento di gioco pericoloso, gamba tesa, e c'è Boccia sul punto di battuta. Il sinistro di Boccia. Intanto testa dalla panchina, chiama l'attenzione i suoi. Boccia battuta corta. Azione complessa, Boccia prova a liberare il tiro, si ritrova ancora la palla fra i piedi, prova il destro per Capitan Cerciello che a tu per tu manca di pochissimo il gol dell'aggancio. Panico, riparte Panico, palla al piede, viene raddoppiato e arriva il fischio arbitrale per l'intervento da dietro, il sandwich da parte del Barcellona. Intanto è tornato in campo Testa. Attenzione alla gran botta qui di Testa, Gian. Infatti pronto a calciare la bomba di destro. Attenzione, in seconda Di Lauro, il tiro ed arriva la segnatura di Capitan Di Lauro. Testa apparecchia per Di Lauro che di destro insacca nel 7. Napoli 4, Barcellona 2, che gol anche stavolta. Sì, Giando, un grande spettacolo tra queste due compagini, una bellissima partita ricca di straordinari gol e di bellissime azioni, però voglio dire che il Barcellona è stato sprecato due occasioni ghiottissime quando si conclude in questo momento il primo tempo. Si conclude proprio con il tiro a porta di Vestale che di destro conclude ma spara troppo a sinistra. Punteggio provvisorio a favore del Napoli. Napoli 4, Barcellona 2. Un commento su questo primo tempo, Giorgio? Ma guarda, Giando, abbiamo visto un primo tempo caratterizzato da due fasi. Una prima fase di approccio alla partita, di studio per capire bene gli avversari quale metodo di calcio avevano in mente. E la seconda fase invece, dove le due squadre si sono aperte e hanno voluto mettere il naso avanti, e grazie a questa fase abbiamo visto veramente il cuore, il meglio di questa partita. Sul provvisorio 4-2 a favore del Napoli e in attesa della ripresa del gioco, linea alla regia.